Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo giunti a Genazzano in provincia di Roma. Il comune circondato dal verde si trova a 375 metri sul livello del mare e conta 6.100 abitanti. È anche conosciuta come la città di Maria per la sua vocazione mariana. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Genazzano! A Genazzano e, come avete potuto vedere dalle prime passeggiate che avete fatto nel nostro paese, vi trovate immersi in uno stupendo borgo medievale, così come lo vediamo oggi. A Genazzano, a dire il vero, ha origini ben più antiche, perché comunque i primi insediamenti si ritrovano già dall'epoca romana, dove comunque si sa che erano presenti sul nostro territorio diverse ville di famiglie romane. Tant'è che anche il toponimo del nostro paese, che comunque non è certo, per una parte degli storici viene proprio fatto derivare dalla gens Zenucia, un'antica famiglia che risiedeva nel nostro territorio, non era ancora un comune naturalmente, oppure anche da altre tipologie di derivazioni. E poi naturalmente ha il suo sviluppo principale dai primi anni del 1000, quando intorno al primo insediamento del Castrum si comincia piano piano a sviluppare quello che diventerà lo straordinario Palazzo Colonna che conosciamo oggi e quindi poi il borgo medievale. Il nostro appunto è un paese che lega la gran parte della sua storia alla famiglia di Colonna. Naturalmente la figura più importante che poi espresse la famiglia fu il nostro Papa Martino V. Papa Martino V riveste un ruolo fondamentale all'interno della storia della Chiesa, perché con il concilio di Costanza e quindi con la sua elezione al trono praticamente poi lui riportò il papato a Roma, e quindi è una figura non solo importante per il nostro paese naturalmente, ma importante per la storia di Roma e per la storia della cristianità. Sotto il suo pontificato il paese in generale e il castello in particolare era la residenza papale, soprattutto nel periodo estivo, e quindi Genazzano in quel momento visse il suo massimo splendore, essendo a tutti gli effetti sede papale, sede di rappresentanza e quindi luogo dove il Papa riceveva anche cardinali, ambasciatori della Santa Sede e altri ospiti importanti. Un altro personaggio molto importante per il nostro paese, sempre legato alla famiglia di Colonna, è Giovanni Brancaleone. Era un cavaliere al soldo di Colonna, che naturalmente stava all'interno delle truppe dell'esercito di Colonna, che ebbe il suo massimo momento di gloria con la disfida di Barletta. Tutti conosciamo la storia della disfida di Barletta, ma pochi magari potrebbero sapere il perché la disfida di Barletta è così importante per il comune di Genazzano. Ecco, il motivo è questo: il famoso Brancaleone del film interpretato da Gassman non è il Brancaleone da Norcia, ma è Brancaleone di Genazzano. Abbiamo tantissimi documenti che poi raccontano, attraverso gli inventari, attraverso i testamenti, l'evoluzione di quella famiglia che è rimasta per molti secoli sul nostro comune. Brancaleone, come dicevamo, era uno degli eroi della disfida di Barletta, uno dei 13 cavalieri che Prospero Colonna scelse per difendere l'onore degli italiani a fronte dell'offesa dei francesi. Ed ecco perché abbiamo nel nostro stemma i 13 triangolini che rappresentano i 13 cavalieri che nel 1503 difesero l'onore italiano, e tra cui appunto possiamo avere l'onore di annoverare il nostro Brancaleone da Genazzano. Quindi ecco, ci troviamo appunto in un paese completamente immerso nel verde. Da questo punto di vista fu stupenda una dichiarazione, un commento che fece Papa Wojtyla quando venne in visita ufficiale qui al nostro santuario della Madonna del Buon Consiglio, che atterrando a Genazzano, e quindi venendo dall'alto con l'elicottero, disse: il vostro paese è bello come la natura che lo circonda. Si possono scoprire monumenti più evidenti, come può essere il Castello Colonna, come può essere
la chiesa del santuario, come può essere il campanile romanico, ma poi magari è al primo vicolo, al primo scorcio che si scoprono delle edicole del Cinquecento, delle bifore stupende che sono nascoste e che sono ancora più belle, perché sono proprio quella cosa che magari uno scopre all'improvviso e che ti danno ancora più emozione. E poi c'è il nostro Ninfeo Bramantesco. È un luogo fantastico, un luogo magico, è un luogo unico, è un luogo anche quello legato alla famiglia De Colonna, perché nasce come pertinenza e come luogo di divertimento collegato alle vicende del castello, e poi anche negli anni successivi è stato utilizzato per manifestazioni culturali, quindi il nostro sogno sarebbe quello di restituirlo di nuovo alla cittadinanza con questa funzionalità. È un po', ecco, quello che abbiamo voluto anche pensare per le persone che vengono a visitare Genazzano. Ci siamo dotati di uno strumento molto innovativo per un comune delle nostre dimensioni, l'abbiamo chiamato Genazzano QR, e abbiamo dotato tutti i monumenti del nostro paese di una cartellonistica QR. Perché? Perché naturalmente questo consente a chiunque venga nel nostro comune, in qualsiasi ora, che sia di giorno, che sia di notte, di avere a disposizione una guida H24. È dotato anche di una guida LIS, una guida dedicata ai sordomuti. Quindi abbiamo voluto in qualche maniera rendere il nostro stupendo paese ancora più accogliente e ancora più accessibile a tutti, affinché possa essere davvero goduto da chiunque venga a visitarlo. La fede per la madre del buon consiglio unisce tutta la popolazione di Genazzano e l'intera diocesi. Con il rettore andiamo a scoprire il santuario. Ci troviamo nel santuario della Madre del Buon Consiglio qui a Genazzano. Un santuario, potremmo dire, universale, perché vengono qui al santuario pellegrini da ogni parte del mondo. 25 aprile 1467 inizia la storia di quel santuario. C'era qui una piccola chiesa dedicata alla Madre del Buon Consiglio. E i principi Colonna, che è i principi di Genazzano, chiamano i padri agostiniani a officiare questa chiesa. Allora i padri agostiniani prendono questa chiesa, ma c'è bisogno da un po' di tempo di poter fare dei grandi restauri. Venivano aiutati in questo restauro da una pia vedova di nome Petruccia, la Beata Petruccia, che era una terziaria agostiniana. Mentre stanno facendo questi restauri, questa chiesa, il popolo di Genazzano, questo 25 aprile 1467, all'ora del vespro, vede questa bellissima immagine della Madonna. Questo evento viene ricordato da storici dell'epoca, che dicono che tutta l'Italia si commosse e si mosse anche in pellegrinaggio. Dopo un po' di tempo, praticamente, ecco, vengono due pellegrini albanesi e dicono: questa immagine, questa Madonna, noi la veneravamo a Scutari in Albania, e con l'arrivo dei musulmani della Turchia è scomparsa questa immagine. La ritroviamo qui a Genazzano. Questo è praticamente il motivo per cui tra gli albanesi c'è una grande devozione alla Madonna del Buon Consiglio, perché la chiamano la loro Madonna. Quando è venuto qui Madre Teresa di Calcutta, che è albanese di origine, ha pregato la Madonna che tornasse nella sua terra di Albania. Gli albanesi ogni ultima domenica del mese di maggio vengono qui una grande folla dall'Albania e tante altre comunità presenti in Italia di albanesi vengono a venerare la loro Madonna. La cappella della Madonna è stata poi dai Colonna, direi, arricchita, a parte questa tribuna del Bregno, ma ci sono tre colonne che sono state prese dalla villa di Antonino Pio, imperatore romano, che sulla parte alta di Genazzano aveva la sua villa, sono portate qui nel santuario.
sono venuti qui al santuario, direi, i papi, Urbano VIII, poi è venuto Pio IX, è venuto San Giovanni XXIII, la prima uscita che ha fatto fuori dal Vaticano l'ha fatta qui a Genazzano, nel 1959, 25 agosto, prima di iniziare il Concilio Vaticano II. E poi San Giovanni Paolo II, nel 93, è stata una meravigliosa giornata perché, oltre ad aver incontrato il popolo di Genazzano, ha preso un'immagine, una copia dell'immagine del Buon Consiglio, l'ha portata in Albania, ha direi consacrato l'Albania alla Madonna del Buon Consiglio. E lo stesso ha fatto Papa Francesco, quindi c'è un rapporto meraviglioso tra gli albanesi e direi la Madre del Buon Consiglio qui a Genazzano. Il santuario, come lo vediamo adesso, è del 1621, che poi è stato realizzato in vari anni e praticamente ha tante opere d'arte, potersi vedere. La cosa più importante è quel santuario che veramente attira l'attenzione è questa balaustra del Bernini. Poi è importante il presbiterio con dei marmi molto pregiati e anche degli affreschi del Monti e affreschi poi del Piatti. È la patrona della diocesi, la Madre del Buon Consiglio, e nel 2012 è stata dichiarata proprio dalla Santa Sede Genazzano Civitas Maria, la città di Maria, per cui abbiamo, direi, un compito importante di poter portare la devozione alla Madonna ovunque in tutto il mondo, come realmente sta accadendo, come tanti pellegrini vengono da ogni parte del mondo a venerare questa meravigliosa immagine. Oltre a questo bellissimo santuario, la cosa importante che abbiamo qui, abbiamo una cappella dedicata al Beato Stefano Belesini, un agostiniano trentino, 1774, poi qui venuto a fare il parroco per 9 anni qui a Genazzano ed è morto nel 1840. Abbiamo una sagrestia dove c'è un bel dipinto di un pittore tirolese, Giuseppe Schiff, e quindi abbiamo un museo dove tra l'altro c'è il nostro grande refettorio, direi, dove c'è un grande dipinto di un pittore polacco, Taddeo Kunze. Il centro storico ha tante altre chiese, una è vicinissima al santuario, è praticamente la chiesa di San Paolo, che è praticamente la parrocchia più grande di Genazzano, ecco, e ha un campanile romanico meraviglioso, ecco, proprio che rappresenta anche questo un punto forte della nostra cittadina. Poi abbiamo la chiesa di Santa Croce. Poi abbiamo la chiesa di San Nicola, che è vicino al castello, una chiesa che è stata la prima chiesa, se vogliamo, ecco, di qui di Genazzano, dove è stato battezzato anche Martino V, il Papa Martino V. E poi c'è anche dove c'è la tomba di Brancaleone, la famiglia Brancaleone, uno della sfida di Barletta. In uno dei saloni del Castello Colonna andiamo a scoprire i piatti della tradizione di Genazzano in provincia di Roma. Io sono
la signora che faccio parte del centro di anziani sociali di Genazzano e ci troviamo nel Castello Colonna e voglio mostrare dei piatti tipici di Genazzano. E il piatto preferito e più antico è il piatto con gnocchi a coda di soriga. È fatto a mano e con la quale le signore stanno lavorando. C'è Cesarina, Anna e Pietrina che ancora stanno facendo questo lavoro. E poi passo da altri piatti che sono lo stesso, i gnocchi con l'acqua bollita. Poi passiamo al coniglio alla cacciadora, che è uno strano, diciamo, fatto dai contadini di Genazzano, cucinato abbastanza ancora alla maniera antica, alla cacciadora, con l'aceto che ancora i contadini fanno con le spremiture di una volta, e buonissimi. Poi ci stanno i cannelloni. Poi quello che ci teniamo veramente a far conoscere più bene di tutti sono le baraghie, che è un impasto di pasta frolla costrutto e marmellata fatta da noi, ancora dai contadini, dei Prungangini, e lavorato stesso tutto a mano, senza macchinari, senza niente, e ci teniamo molto a quello perché è nato qui. I fegatelli di maiale con l'alloro, conditi col finocchio e tutto quanto. Poi c'è sta la coratella d'abbacchio con cipolla ripassata, peperoncino e in padella tutta lavorata così, diciamo, calda calda. Poi ci sono i vini, Cacchione di Genazzano della Cantina Sociale, e là c'è il Rovanico Rosso. Il pane, che è uguale, si fa ancora al forno a legna, lavorato con la notte, con i lievi di madre che vanno avanti. Bene, e queste sono le ciambelle con le anice. Genazzano è un paese che per la cucina lo dovete lasciare perdere, pure che se mangi pane e olio è buono lo stesso, quindi fate venire gente perché qua si mangia bene. C'è sta la gente allegra, con buon cuore, che danno la solidarietà a tutti, e vi aspettiamo qua. Troviamo all'interno della Cappella Palatina del Palazzo Colonna di Genazzano, una cappella che venne fatta realizzare dal principe Filippo nel 1616 per esaltare le glorie della propria famiglia. Infatti sono riportati nei vari riquadri molti personaggi illustri del casato Colonna, in particolare Marcantonio II, il trionfatore della battaglia di Lepanto. Il castello Colonna di Genazzano, così come lo vediamo adesso, è frutto di un'evoluzione di secoli dei vari corpi di fabbrica, che comprendono moltissimi grandi spazi che al piano nobile vengono utilizzati per il CIAC, Centro Internazionale di Arte Contemporanea, che ospita appunto delle mostre di arte contemporanea, a partire da quelle che furono le mostre organizzate da Achille Bonitoliva, durante le quali nacque la Transavanguardia. Oltre alle mostre nel Castello Colonna, Genazzano è un luogo ricco di manifestazioni, a partire da quelle della tradizione. In primis l'infiorata, che ha il record mondiale per la grandezza. Abbiamo poi le manifestazioni in onore dell'arrivo della Madonna a Genazzano nel 1467, e quindi ogni anno il 25 aprile i pellegrini tornano a visitare il nostro santuario
si è sviluppata una tradizione di accendere dei fuochi nella notte, tradizione che poi ha assunto caratteristiche anche meno religiose con feste animate dalle associazioni locali, così come le associazioni locali si fanno promotrici di tantissime altre manifestazioni, in particolare il Festival del Rock Linfeo Live, che si svolge all'interno dell'Linfeo del Bramante, la rievocazione della sfida di Barletta del gruppo rinascimentale Brancaleone e, per finire, in autunno le manifestazioni in onore della Madonna del Buon Consiglio e una festa molto particolare, Cantine Aperte, che porta nel nostro borgo tantissime persone che vengono ad assaporare le nostre specialità e i nostri vini. Continua il nostro itinerario alla scoperta di Genazzano nel Castello Colonna. Andiamo ad incontrare una rappresentanza del Palio di Brancaleone. Io sono Prospero Colonna, signore e padrone di questo castello, dove ogni anno, l'ultima settimana di giugno, rappresentiamo Brancaleone e la famiglia Colonna. È una rappresentazione che oggi vedrete in parte personaggi in costume, ma che ogni anno, fine giugno, vede la partecipazione di più di 200 figuranti con costumi d'epoca e all'interno del castello, tra l'altro, noi facciamo una cena rinascimentale in memoria di Papa Martino V, Papa genazzanese, nato qui in questo castello e che nel 1417 diventa Papa Martino V. Noi in questa rappresentazione cerchiamo di far conoscere il nostro paese, ma più che altro i prodotti tipici del nostro paese. Ecco, noi vi invitiamo ogni anno, l'ultima settimana di giugno, a venire a Genazzano, a venire all'interno di questo castello, dove troverete nelle sale armature, gonfaloni, cavalieri, dame, popolani, in cui potrete rivivere uno spaccato del 1500 qui a Genazzano. Venite e vi aspettiamo per gustare i nostri prodotti e questa bellissima manifestazione. Vi aspettiamo a Genazzano! Uno degli appuntamenti più importanti di Genazzano è senz'altro l'infiorata che viene realizzata ogni anno la prima domenica di luglio. Andiamo a scoprirla con il presidente della Proloco. L'infiorata a Genazzano è molto sentita dall'intera popolazione. Le sue origini risalgono al 1883, allorché il cardinale Vincenzo Vannutelli stabilì le prime celebrazioni con la solenne processione e la pubblicazione dello Statuto dell'Apostolato della Preghiera in onore del Sacro Cuore di Gesù. La settimana precedente alla festa, ogni gruppo, sono ben 23 suddivisi in 17 rioni, provvede alla raccolta di fiori naturali, alla loro suddivisione, alla conservazione presso le cantine di tufo. Dal sabato, mezzanotte, sino alla mattina, si provvede alla collocazione dei fiori sul selciato. Il turista vede uno spettacolo veramente unico, un tappeto policromo di fiori lungo più di 1000 metri. Ma io penso che l'evento più importante per il paese sia stato la realizzazione dell'infiorata più grande del mondo, certificata dal Guinness World Record di Londra, continuativa e di solo petali di fiori. Sempre la prima domenica di luglio a Genazzano nel pomeriggio c'è anche una processione veramente bellissima in cui sfilerà il Santissimo Sacramento, che precederà personaggi in costumi che rievocheranno la storia della Chiesa e il Vecchio e il Nuovo Testamento. La Proloco fa parte dell'Associazione Nazionale Infioratori, Infioritalia, e quindi assieme al Comune ha preso la promozione di questo evento. Genazzano per me
rappresenta il paese più bello che c'è, ma lo dico veramente, non perché ci vivo, ma perché effettivamente è un paese ricco di storia. Noi volevamo farvi un invito, è detto un po' con una canzoncina alla genazzanese. Allora, siamo de Genazzane, tanto basta, per far magna tutti siamo fatti apposta. E va, aspettiamo qua, e siete di parola, perché se no veniamo a dostete e becchiappiamo per capire. Genazzano merita più di una visita, pensate, dista soltanto 50 km da Roma. Per rivedere tutte le puntate di Borghi Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Genazzano e viva la Madonna del Buon Consiglio. Ciao!